ma poi Gianna Gancia mi tira di nuovo le orecchie, quindi non dico nulla, tranne delle due dati proprio, 200.000 leggi. Sbagliato. Qui me l'ha scritto. 425.000 leggi. Lui nel frattempo è andato avanti. È andato avanti, continua. Ma ci sono 40.000 poltrone in meno. A livello italiano, ne è ancora cambiata qualcuna? Credo che il numero sia aumentato, tranne due grandi città che al posto che ridursi, come hanno fatto tutti gli altri, attraverso un decreto legge cercano invece di incrementarsi, ma di rendere una vita difficile. Esiste oggi normativa.it e quindi su internet si possono vedere tutte le leggi, le normative oggi vigenti, e non con quei costi elevatissimi che si avevano prima, perché c'era una società privata che ovviamente costava parecchio allo Stato per poter avere l'accesso alle leggi che noi ovviamente dobbiamo rispettare sul nostro territorio nazionale. A lei la parola, Ministro. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio la nostra relatrice e presentatrice, perché se non mi ricordava questo mi ero dimenticato che io dovrei fare il ministro della semplificazione e non quello del federalismo fiscale. E invece è andata molto bene sotto l'aspetto della semplificazione, quindi mi è rimasto anche il tempo per dedicarmi a una materia che, come ha sentito oggi, è molto difficile, molto complessa. Tra l'altro chi mi ha proceduto, e che ringrazio per la chiarezza e la competenza, ha già detto tutti qui tutto, quindi non devo dire niente rispetto all'aspetto tecnico, però voglio fare anche qualche ragionamento in più rispetto al perché si arriva al federalismo e perché siamo partiti col federalismo, e poi di fatto noi abbiamo scoperto veramente il vaso di Pandora quando abbiamo affrontato l'argomento del federalismo. Perché è sacrosanto tutto quello che si è sentito, ma quello che è stata la sorpresa è scoprire uno Stato che di fatto non c'è, perché uno Stato che non conosce se stesso, dove lo Stato non conosce quali sono i numeri delle regioni, dei comuni, delle province, può darsi che esista, ma il trovare uno Stato che non conosce i numeri di se stesso, cioè i dicasteri, le amministrazioni centrali, non si parlano, allora ti chiedi, poi trovi delle risposte, perché i numeri vanno veramente così male. E quindi un grande merito al lavoro fatto da quella commissione presieduta dal professor Antonini, che per la prima volta è andato a scavare tutti i numeri e per la prima volta abbiamo dei dati condivisi, perché fin tanto non ci fossero stati dei bilanci che erano comparabili tra di loro, qualunque tipo di confronto era possibile. E l'ultimo intervento del governatore Cotta è la dimostrazione di come, addomesticando abilmente i bilanci, a seconda del mese in cui tu vai a verificarli, trovi delle differenze esagerate, con un'unica differenza rispetto al mondo dell'impresa, al mondo del privato, che se uno lo fa a casa propria, nella prossima ditta, arriva il colonnello che ti porta dentro. Mentre invece nel pubblico solitamente queste cose non capitano, e ben venga quel decreto dei premi e delle sanzioni. Volevo anche, in questo clima da discoteca di stavolta, fare un ragionamento anche diverso. Siamo nel quel anno del 150enario dell'Unità d'Italia, che qualche volta ha determinato tante polemiche, per cui vorrei provare a vedere cosa succede a mettere insieme tre termini così difficili come federalismo, Unità d'Italia, Mezzogiorno. Sembrerebbero proprio la maionese che impazzisce, perché la maggior parte delle volte sento che il federalismo dividerà il paese, che l'Unità d'Italia, lo dico perché settimana scorsa ero a Lecce, ha rovinato il Mezzogiorno, e che il federalismo addirittura può peggiorare le condizioni di difficoltà rispetto al Mezzogiorno. Il problema nostro, e ve lo dice uno che essendo un esponente della Lega ha trovato una notevole difficoltà anche all'interno del movimento a livello del territorio, nel cercare di mettere insieme la maionese senza farla impazzire. Perché se io avessi dovuto fare il federalismo per il Piemonte o per la Lombardia o per il
il Veneto, ma nel giro di un paio di mesi lo facevo buongiorno e buonanotte. Ma riuscire a mettere insieme tutto lo stivale, ragazzi miei, la dura, ma la dura veramente. Me lo ricordava spesso il professor Antonini, che quando noi leggiamo o sentiamo delle discussioni, oggi ho sentito che ne ha parlato anche Fassino di federalismo, viva Dio, l'ha letto una volta, però dai contenuti si direbbe di no, perché sembra che non lo conosca neanche stavolta. Però insistiamo, io sono convinto che col tempo tutti possano studiare e che nessuno nasca imparato. Però la maggior parte della gente ne parla o senza saperne nulla, o ne parla sapendo, ma lo usi in maniera strumentale. Ci sono pochissime persone che lo sanno come materia, e purtroppo è difficile. Perché io ho maledetto il giorno in cui ho detto, ma che bello sarebbe un sogno per me scrivere il federalismo fiscale. Avevo scritto 53 articoli della Costituzione, li avevo fatti votare in Parlamento, era un sogno per me scrivere il federalismo fiscale. Un sogno finché non ho iniziato a studiare la materia. E la materia fiscale, come dice Tremonti, tu tocchi una virgola e butti per aria un sistema economico. È difficilissimo. E io sfido chiunque a prendere in mano uno dei decreti che viene così spesso commentato sui giornali e vedere se quelli che fanno questi fondi sui giornali capiscono una riga di quel che c'è scritto. Non capiscono. Non le capisco neanche io dopo un mese, pur avendole scritte, perché devo andare a ripensare a tutti i rinvii normativi, a tutto quello che esisteva prima, e che è una cosa pazzesca da un punto di vista di come si è creato e si è costruito questo paese. Perché noi stiamo pagando una, io credo, rispetto alla scelta di far partire il paese come paese unitario, ma soprattutto il centralismo che è stato impostato immediatamente dopo il 48, noi lo stiamo pagando oggi in termini di una scelta che dal punto di vista fiscale ed economica non poteva reggere. Ma qualcuno dice state sbagliando tutto. Io so solo una cosa, che quel teorema rispetto al quale il nord dovesse produrre, il sud dovesse consumare, quindi fosse il nostro mercato e ci fosse lo Stato col debito pubblico a mantenere questi acquisti, non ha funzionato, perché la questione meridionale c'è ancora e è peggiorata. Si è creata una questione settentrionale e per di più siamo stati così bravi da aumentare le differenze fra nord e sud e aver creato il peggior debito pubblico d'Europa e il terzo nel mondo. Terzo nel mondo. Noi siamo il settimo paese produttivo, però abbiamo il terzo debito pubblico del mondo e siamo al massimo a livello europeo. E se uno fa un'analisi di quel debito, è evidente che deve dichiarare che quel sistema non può reggere. Cioè, per fare due numeri molto meno tecnici rispetto a quelli che ho sentito prima, ma per far capire anche la persona qualunque, noi l'anno scorso abbiamo speso per la pubblica amministrazione 800 miliardi e ne sono entrati 730-740. E quando ti si crea una cosa del genere in famiglia, l'è dura, come dicevo prima. Perché noi creiamo tutti gli anni quello che si chiama il deficit, cioè quello che è la differenza tra quello che crei in termini di risorse e quello che spendi. E quello cosa determina? Che non solo tu non riduci il debito, ma continui a incrementarlo. E noi oggi siamo poco al di sotto del 5% come deficit, paghiamo ogni anno 70 miliardi di interesse. E questo purtroppo è quello con cui dobbiamo fare i conti. E non solo oggi, ma da decenni, ogni anno si cerca di intervenire, dopo il periodo degli amministratori allegri, con delle manovre finanziarie che dovrebbero essere finalizzate a ridurre il deficit, cioè quello anno per anno, e il debito in senso assoluto, e il risultato è che il debito è sempre cresciuto e che il deficit si è in alcuni periodi ridotto, ma che noi continuiamo comunque a non creare ricchezza, ma a creare un buco a livello dello Stato. Un nostro senatore si è preso la briga una volta, il senatore Garavaglia, di fare quattro conti di cosa sarebbe stato necessario in termini di manovre economiche per andare a ridurre il deficit e a cancellare il debito, e conti alla mano ha visto che rispetto alle manovre che noi facciamo
ogni volta, tutti gli anni, e la gente sa che impatto hanno, perché certe volte sono sacrifici importanti per le famiglie, per gli enti locali. Per riuscire a cancellare il debito noi dovremmo fare 5 manovre all'anno per 150 anni. Sempre che nel frattempo non creiamo qualcosa nel frattempo di debito, perché sennò si ricomincia da capo. Allora è chiaro che non si poteva andare avanti così e che si dovesse pensare a un sistema diverso. Il sistema diverso si chiama federalismo, perché noi non solo abbiamo messo una struttura molto centralizzata all'inizio, noi avevamo scritto in Costituzione che c'erano le regioni nel 47 e abbiamo aspettato fino al 70 per farle partire. Per cui dicono, finalmente arriva una sorta di decentramento. Come partono le regioni, arrivano i decreti Visentini e Stammati che spostano tutte le entrate a livello romano e tutto quello che era quel minimo di autonomia, vi ricordate la vecchia tassa della famiglia, la Vanoni, che avevano i comuni, viene meno. E dicono, tutto entra in un punto e tutto quello di cui ha bisogno i comuni arriverà attraverso i trasferimenti da parte dello Stato. E lì veramente si è fatto un danno incredibile, perché dovendo sostituire quelle entrate con i trasferimenti si andò a fare una fotografia di quello che aveva speso quell'anno quel comune e, come sempre capita, tutti abbiamo famiglia e qualcheduno aveva avuto l'anticipo da parte del politico di passaggio che sarebbe passata questa fotografia, hanno buttato dentro una montagna di spese fasulle in modo da dire, io l'anno scorso non ho speso 10, ho speso 15 e in futuro hanno sempre preso il 15 con ovviamente la rivalutazione. E questo ha determinato i famosi comuni sovradotati e sottodotati in termini finanziari, perché da quel che leggo sovradotato, sottodotato in questi giorni, da gennaio ha assunto significati diversi. E io credo che noi abbiamo la necessità di andare a intervenire su tutte queste torture. Quando qualcuno dice è un problema nord-sud, no, è un problema est-ovest, è un problema obliquo. Lo stesso comune, un comune che ha 100.000 abitanti, ce n'è uno che prende 100 euro per cittadino e c'è quello che ne prende 400. Sarà stato antipatico, avrà fatto dispetto a qualcuno, ma perché diavolo uno per 30 anni ha preso un quarto di quello che prendevano gli altri? E succede anche a livello delle stesse province, ci sono i paesi e i comuni baciati dalla buona sorte e quelli invece condannati da Dio e dagli uomini, e tali sono rimasti, dovendo andare a incidere su quella benedetta spesa storica che ciascuno di noi continuava a ricevere. E credo che sia stata veramente l'inizio del vizio, perché uno Stato che ti dice tanto tu spendi, tanto io ti do, è chiaro che uno dice io spendo di più e ricevo di più, non solo tanto più spendo e tanto sono più bravo a amministrare. In certe aree del paese questo non si è trasformato solo in un'amministrazione con risorse, è diventato voto di scambio, perché tanto più faccio e tutto il resto, perché sennò uno non si spiegherebbe l'autostrada che finisce con un ponte che va nell'aria e finisce lì. Dice, non è che sarà stato un architetto pazzo, no? Erano tanti soldi che portavi a casa, tanti appalti che potevi fare, tante stecche magari che potevano farci, tanti voti di persone in cui riuscivo a coinvolgere, tanta assunzione di personale. Il personale che sembra in certe aree del paese utilizzato con il ruolo di ammortizzatore sociale. Forse Luca ha già fatto l'esempio Sicilia-Lombardia sul personale. Abbiamo la Sicilia che spende in personale quasi 1,4 miliardi all'anno, la regione Lombardia che è una volta e mezza, la regione Sicilia spende 200 milioni. Allora è chiaro che se tu intendi affrontare l'occupazione facendo fare non un lavoro, ma non facendo fare niente, pagando qualche stipendio in più, quelle lì non diventano crescita della regione, che invece possono tradursi poi in posti di lavoro in più. Ma questo sta attualmente accadendo. Io ho visto una volta un progetto di riqualificazione, no scusate, di rinaturalizzazione per 800 milioni, con l'utilizzo delle risorse della Comunità Europea, quindi devono essere interventi strutturali, e mi chiedevo, ma cosa sarà sta rinaturalizzazione?
poi mi sono interessato, vuol dire mettere le piante, piantare le piante, in modo che poi crescono e ci siano i forestali che le potano oppure spengono gli incendi. E quella lì è la rinaturalizzazione. 800 milioni sono 1.600 miliardi delle vecchie lire. Cioè sono cifre enormi su cui noi siamo andati anche in giro per l'Italia, anche con Luca, a dover fare delle verifiche rispetto a tutte quelle che erano le spese per poi andare a definire dei costi standard, che mi sembra Luca vi abbia ampiamente esposto. Io faccio l'esempio proprio semplice, semplice, se sto a fare qua costa un euro, deve costare un euro dappertutto e non 10 euro invece come ho trovato in giro per l'Italia, perché poi gli esempi qualcuno dice il costo standard, quindi cosa costa questo, ma poi c'è il fabbisogno standard, quindi quanti di questi ho bisogno per quante persone, quante volte per l'anno. E lì abbiamo trovato veramente di tutto nel giro della sanità. Io ho riscontrato, credo di aver anche corso dei rischi, perché andare già può essere rischioso andare dove c'è Vendola o dove c'era Marrazzo a fare le verifiche dei buchi in termini di sanità, ma quando sono andato in Calabria non ho proprio trovato i bilanci. C'era una stanza dove c'era sui pagherò delle varie ASL, non c'era una fattura buttate dentro a caso e nessuno le aveva mai tirate insieme, e per anni la regione non aveva approvato i bilanci. E ripeto, se tu lo fai in un'impresa, in una banca, ti portano in galera se fai queste robe qua, e lì per 4-5 anni nessuno ha fatto niente. Allora mi ha preso dei revisori esterni che hanno dovuto fare una certificazione, che è l'esempio della regolarità, le dichiarazioni orali certificate. Venivano, ci dica lei, quanto ha speso, dove sono andati, e tu certificavi, come poi ti spieghi, perché ogni tanto ne ammazza qualcheduno in quella regione. Ma gli esempi sono infiniti rispetto al costo di un prodotto, un attacco in Emilia, la stessa marca, le stesse slide, un milione di euro. Fatto nel Lazio, non dall'altra parte del mondo, 1.400.000. E 400.000 in più? Dove sono andati? Al Colosseo. Ha fatto l'attacco ai resti di Nerone per riuscire a spendere queste cifre. Oppure quante volte lo uso sto affare? E poi scopri che in Sicilia il 50% più delle donne partoriscono col parto cesareo. Saranno le radiazioni del Giappone che determinano queste difficoltà nel canale del parto? Oppure c'è qualcosa e qualcuno che addirittura giocando sulla pelle delle donne riesce a portarti, perché il DRG del parto cesareo te lo pagano di più del parto normale e ti sottopongono anestesia, a un intervento, a rischio per il bambino, a rischio per la mamma. Queste qui non sono solo delle frodi, per me sono veramente dei delitti rispetto alla persona e purtroppo la parte. Poi che siamo noi, devi rispettare i costi, devi rispettare i fabbisogni. Ma abbiamo trovato un altro problema di questo benedetto Stato, che dal 2001 noi dovevamo dare attuazione alla Costituzione che parlava nell'articolo 119 del federalismo fiscale, e nessuno dal 2001 ad oggi ha stabilito che cosa dovessero fare i comuni, le province e le regioni. Per cui nel momento in cui tu devi andare a stabilire cosa costa un servizio, cosa costa una funzione, ma non è ancora stabilito chi fa che cosa, come diavolo fa a far quello. E abbiamo detto in maniera molto presuntuosa, anche magari prendendoci qualche rischio, poi invece ha funzionato, abbiamo detto perlomeno transitoriamente, intanto che si definiranno in maniera definitiva, prendiamo il coro per le torna, e abbiamo preso e abbiamo messo le funzioni fondamentali dei comuni, delle province, e abbiamo scritto quelle che erano quelle delle regioni, che erano ancora indefinite. Poi quando si dice dobbiamo evitare le duplicazioni, le triplicazioni, oltre alle poltrone, io sono preso 37.000 enti intermedi inutili, tra consorzi, un mondo che fa quello che dovrebbe fare il comune alla provincia e non è mai stato eletto, e sono composta da persone nominate. Se uno vuole evitare
che ci siano le duplicazioni, se non sai cosa devono fare i vari livelli di governo, è chiaro che tutto fanno tutti e nessuno fa niente, con i risultati purtroppo che si sono verificati. Li abbiamo scritti in maniera transitoria, oggi li stiamo scrivendo in maniera definitiva nel codice delle autonomie e abbiamo approvato la Camera, adesso deve approvare il Senato, un altro passaggio importante a cui si dedica anche Michelino come con la delega agli enti locali del Ministero degli Interni, ma sembra impossibile che nessuno avesse mai avuto la volontà di risolvere questi problemi. Io questo lo attribuisco ai governi di centrodestra, ai governi di centrosinistra, perché purtroppo tante volte ci si dedica a cose e si lasciano perdere invece quelle importanti. Poi ovviamente una volta che tu sopprimi i trasferimenti devi dare l'autonomia, cioè quindi le entrate, quello che diceva Roberto, non andiamo più col cappello in mano, le risorse vengono direttamente a noi, certamente, assolutamente importante, però rispetto alla dimensione geografica nostra, un conto è dire diamo questa autonomia e capacità fiscale alle regioni se fossero tutte omogenee. Purtroppo la capacità fiscale in Italia è la più differente in assoluto possibile, e se fosse stato affrontato in termini molto egoistici da parte del nord, avremmo detto ciascuno si tiene le entrate che ha, e siccome alcune realtà non hanno la possibilità di avere quelle entrate sufficienti, abbiamo creato quel fondo perequativo dimenticato dal sindaco Zanonato, con cui si riesce a garantire in tutte le realtà che i servizi che oggi la Costituzione dice devono essere erogati su tutto il territorio nazionale, per la prima volta si attua con l'articolo 3 e 117 della Costituzione, garantendo a tutti che le risorse ci siano. Spetta loro dopo andare a trovare gli amministratori che, al posto che sprecare o rubarsi i soldi, li traducono in servizi, ma ci penseranno loro andandosene a prendere anche a casa se sbagliano questa volta. Ma le risorse ci sono per tutti. Quello che ho voluto dall'inizio, io l'ho chiamata tracciabilità fiscale. Il cittadino deve sapere quanto paga, a chi paga e che cosa vengono usati a fare le risorse che ha versato. Poi col voto dice sei un bravo amministratore, ti confermo oppure ti punisco. Poi dopo io non credo che il solo strumento politico con le persone con cui abbiamo a che fare sia sufficiente. Ci vuole quel famoso decreto premi e sanzioni che è fatto di bastone e carota, ma il bastone per la prima volta diventa veramente pesante, perché chi sbaglia, e io in Parlamento, non solo in questa legislatura ma in tante altre legislature precedenti, colleghi che sono quelli che hanno creato i più grossi buchi economici nel paese, hanno disastrato i bilanci dei comuni, e poi li ritrovi in Parlamento italiano, in Parlamento europeo, qualcuno l'ha messo anche a fare il ministro, l'ha premiato così. Quello lì deve diventare ineleggibile a qualunque livello. Probabilmente troveremo anche da parte dell'opposizione un certo sostegno su questa operazione qua. Quando ho portato per la prima volta in conferenza unificata, perché prima devi passare dai comuni, dalle province, alle regioni, poi passi al Parlamento con tutte le varie commissioni, hanno solo sentito parlare del decreto in conferenza unificata, assolutamente incostituzionale, lede la nostra autonomia, e faccio sì sì chiacchierate pure. Ma se io vengo a chiedere parere favorevole a voi, è come andare a parlare della corda in casa dell'impiccato, esprimetemi un parere contrario, perché se fosse favorevole non servirebbe a niente, e quindi avanti col bastone e poi vedremo sulle carote. E poi le carote. Prima sentivo Luca che parlava del contrasto all'evasione. Noi abbiamo accettato la possibilità di dare a tutte le regioni le risorse perché tutti eroghino gli stessi servizi, ma c'è una certa difficoltà. Un conto è la capacità fiscale e un conto è la potenzialità fiscale, cioè quello che effettivamente è quello che avviene in bianco e quello che avviene in nero. Ci sono delle zone del paese dove il nero è la regola, cioè l'intera filiera è a nero.
e noi abbiamo giustamente, credo, anche rispetto ai tributi che sono stati, di cui si è parlato oggi, l'IRA, la possibilità di ridurla, di dargli flessibilità, l'IRPEF, ma soprattutto l'IVA. E qualcuno dice sì, ma l'IVA la prendevano già prima. Beh, no, è cambiato il mondo rispetto all'IVA di cui si parla adesso per i comuni piuttosto che per le regioni, perché fino ad oggi noi eravamo convinti, ma loro anch'io probabilmente, ero convinto che quello che io comperavo, la mia IVA restasse a livello del territorio. No, viene attribuita con metodo statistico, per cui è sulla base dei consumi che ci sono sul territorio, dico, io penso che l'IVA che si produca su quel territorio sia più o meno questo, ma non c'entra niente su quello che viene invece effettivamente prodotto su quel territorio. Se uno fa la proporzione di quello che si paga di IVA in Calabria e la trasforma in un'aliquota, in Calabria l'IVA è il 5%. E allora in questo momento, quando invece tu gli dici l'IVA è quella che è prodotta sia a livello comunale sia a livello regionale in beni e servizi riferibili al vostro territorio, forse quando fanno quelle previsioni solitamente buone per i numeri del lotto, come diceva Luca, non si sono ancora fatte queste, perché questa cambia il mondo a tanta gente e non voglio che cambi il mondo per fargli peggiorare il livello della vita. Io voglio cambiargli il mondo perché probabilmente se no una svegliata non se la dà nessuno. Perché l'evasore non è il più furbo, e chi sta fregando anche te, perché se ne pagassero tutti. Il fatto che finalmente il Comune e la Regione abbia un ritorno diretto in tempi certi, ma quella norma che a me, io l'ho chiamata, allora loro mi prendevano in giro, quell'incrocio di tutte le banche dati, l'ho chiamata la banca dati Monte Carlo, la norma Monte Carlo, perché a Monte Carlo questi incroci li fanno già, solo che li fanno al contrario. Vuoi la residenza, devi dimostrarmi con tutte le bollette, con tutto quello che sono i consumi delle utenze domestiche, che tu ci abiti veramente. E se, e qui anche con la complicità di tanti enti locali, in Italia non ci sono più possessori di seconde case, perché le seconde case sono tutte diventate prime case con le assimilazioni, perché le testi alla moglie, al figlio, alla suocera, a tutti gli altri. Ma se non la paghi tu sulla seconda casa, c'è qualcuno che la paga da qualche altra parte che poteva pagarne di meno. E nel momento in cui anche a livello del comune ci potrà essere, io mi auguro il sindaco la domenica, che conosce anche il livello e il tenore di vita dei propri concittadini, dire ma com'è che quella casa, che è una prima abitazione, magari in riva al mare, il contatore gli gira solo agosto? Non sarà magari una seconda casa adesso di Donna Legnata? Oppure quei 2 milioni di immobili fantasma che non esistono, o i contratti di locazione a nero, come mai c'ha la corrente, il gas, l'acqua che girano e ti vai a far regolarizzare? Tutte queste cose, e in questo bisogna fare un plauso all'azione della Guardia di Finanza, finché si partiva solo dal centro attraverso uno strumento del genere, che spesso viene da fuori, è quasi impossibile. La conoscenza del territorio li hanno gli enti locali, e sono convinto che se l'ente locale ha un utile che deriva da questo, probabilmente si impegnerà nel contrasto all'elusione. Concludendo, perché sono andato troppo lungo, aumento, dico sulle, è l'unico che ha risposto. Qualche sassolino, ecco, anche se ho sentito anche tecnicamente giustificare e spiegare tante cose. Lo dico perché mi hanno chiesto proprio prima che Fassino ha detto aumenta la pressione fiscale. Guardate, io adesso veramente, cioè, tu dici l'acqua calda è fredda, va bene, ma l'acqua calda è un ghiacciolo, quando dici un non senso non puoi dirlo, perché se tu hai la possibilità di controllare i costi e quindi ridurre il costo, sarebbe inverosimile che possano aumentare i costi. È proprio una cosa che non sta insieme. Poi ci vengono a dire tante contestazioni, mi sento, al di là dei numeri finti,
ma veramente certe volte vi vorrei incavolare anche con qualche amministratore. Ah, noi non riusciamo più a vivere col federalismo. La facciamo, ma bene, ma bene. Peccato che il federalismo non sia ancora partito.